La Filcommission abruzzese, in realtà anche sulla carta, oggi dinanzi al notaio, la costituzione ufficiale della Fondazione Filcommission. La Filcommission è nata con legge regionale, 1.600.000 euro in 3 anni come risorse. Il percorso è stato scandito da più tappe, l'ultima era stata nel gennaio scorso con la nomina da parte del presidente Marsilio del CDA, formato da Pier Cesare Stagni, presidente aquilano, critico cinematografico, storico del cinema e docente specializzato nell'analisi e nell'insegnamento della codifica dei linguaggi audiovisivi, Peppe Millani, pescarese, scrittore, sceneggiatore, autore e conduttore di format televisivi, e Fabrizio Aquilio, aquilana, avvocato, già rappresentante del Ministero per gli Affari Esteri per la promozione del patrimonio culturale della città dell'Aquila. La sede sarà Palazzo Dragonetti, nel frattempo che ci sarà l'allestimento, negli uffici cultura della regione di San Bernardino si lavorerà momentaneamente. Finalmente si parte, si attendeva da 20 anni, 20 anni di ritardo, la Regione Abruzzo arriva a questo obiettivo importante, a mettere in campo uno strumento fondamentale per la crescita, la valorizzazione del territorio, per l'attrazione di produzioni cinematografiche e per tutto quello che questo poi comporta con tutte le derivate del caso. Questa mattina con questa firma finalmente si inizia questa avventura. Negli ultimi mesi abbiamo già lavorato a livello di regione e non solo per fare in modo che questa struttura sia da subito operativa e dinamica. L'Abruzzo di per sé non ha bisogno, per la sua bellezza, di attrarre produzioni, ha bisogno di entrare al sistema con tutte le realtà professionali che potranno trarre beneficio da una Filcommission dinamica e speriamo con molti fondi.